Benvenuti a un nuovo appuntamento con le Top News. Concordia, oggi l'ultimo viaggio verso Genova. A Gaza l'offensiva israeliana non si ferma. Aereo abbattuto in Ucraina, le scatole nere nelle mani degli inquirenti olandesi. Sono iniziate le operazioni di rotazione della Costa Concordia. Il relitto oggi lascerà l'isola del Giglio per giungere nel porto di Genova, dove verrà smantellata. Soddisfazione sì, ma sempre con una dose di scaramanzia. L'operazione si concluderà quando la nave arriverà al porto, dice Franco Gabrielli, capo della Protezione Civile. Non si ferma l'operazione israeliana a Gaza contro Hamas. Il bilancio del 16° giorno dell'offensiva è di 639 morti, ancora bambini tra le vittime. I feriti palestinesi sono più di 4.000. Intanto anche la Royal Jordanian ha fermato i voli su Tel Aviv dopo che martedì diverse compagnie aeree hanno imposto uno stop temporaneo per i voli diretti verso l'aeroporto di Ben Gurion. Consegnate agli inquirenti olandesi in Ucraina le scatole nere del Boeing 777 della Malaysia Airlines, precipitato giovedì scorso nell'est dell'Ucraina, tragedia costata la vita a 298 persone. Per oggi nei Paesi Bassi è stata proclamata una giornata di lutto nazionale. 193 delle vittime erano cittadini dell'Olanda. Molti dei corpi ancora non ritrovati sarebbero poi ancora nelle campagne dove è caduto il volo. I servizi USA accusano intanto i filorussi, l'hanno abbattuto per errore. Proseguono senza sosta gli arrivi di migranti sulle coste siciliane, 61 gli extracomunitari approdati a Palermo, tra cui anche due donne. A salvarli una petroliera nell'ambito dell'operazione Mare Nostrum, tra i migranti cadaveri di 5 persone. Oggi a Taranto è arrivata poi la nave San Giorgio della Marina Militare con a bordo altri circa 1.300 migranti. Violenti scontri sono in corso vicino all'aeroporto internazionale di Tripoli in Libia tra milizie rivali per il controllo dello scalo. Gli scontri sono iniziati circa una settimana fa e hanno già fatto decine di vittime. Si combattono milizie di Zintan e milizie provenienti da Misurata. Fallito un tentativo di cessate il fuoco. L'estate continua a giocare a nascondino anche nell'ultima decade di luglio, periodo in cui statisticamente dovrebbe dominare la piena stabilità estiva. La settimana rimane compromessa per una nuova perturbazione che farà sentire i suoi effetti fino al weekend al centro-sud, con acquazzoni sparsi al mattino sulle Adriatiche e sul basso Tirreno. Non andrà meglio al nord. Brasile diviso sulla scelta della federazione che dopo la debacle ai mondiali di scolari sulla panchina della Seleção punta ora su Carlos Dunga. Poco entusiasmo, giudizi sospesi e scetticismo sono queste le reazioni più diffuse sulla stampa brasiliana. Jair Zinho, campione del mondo del 70, valuta però positivamente il suo ritorno in nazionale. È la persona giusta.